È la finale di campionato. Milioni di telespettatori incollati ai loro schermi. I 50.000 spettatori allo stadio sono tutti fermi col fiato sospeso. La finale si deciderà sul filo del rasoio. L'ultimo turno di battuta. Persino i tifosi più accaniti trattengono il respiro. La tensione si taglia col coltello. Il silenzio è tale che si sentono battere i cuori degli spettatori. Il lanciatore osserva per una volta ancora la palla tra le sue mani. Aspetta di avere il vento a favore per lanciare la palla e la sua squadra verso la vittoria. Ecco il tiro. La palla parte rapida come un proiettile verso il battitore avversario, che però si fa trovare pronto. Ma poi avviene l'incredibile. L'impatto è tale che la pallina parte alla velocità della luce. Ok, fermi tutti, chiariamoci un attimo. Nessun oggetto dotato di massa può viaggiare alla velocità della luce. Nessuno, che si tratti di una persona, un'auto, un razzo o una cometa. Secondo la relatività generale di Einstein, quando un oggetto si muove, diminuiscono le sue dimensioni e aumenta la sua massa. Un aeroplano a velocità della luce avrebbe quindi massa infinita e dimensioni pari a zero. Impossibile. Ma la nostra immaginazione non è legata alle leggi della fisica, e su questo anche Einstein sarebbe stato d'accordo. Dunque, nel nostro mondo immaginario il battitore ha colpito la palla sparandola a ben 300.000 km al secondo. In un solo secondo la palla avrebbe già fatto 7,5 giri della Terra. Gli spettatori, l'erba del campo da gioco, le molecole dell'aria, tutto quanto è immobile. L'unica cosa che si muove è la palla. Come un piccolo proiettile sorvola il cielo, perfora l'atmosfera ed entra nello spazio. Ma poi, sfortuna, la palla impatta alla velocità della luce contro la Stazione Spaziale Internazionale. La ISS non ha speranze. Un oggetto a velocità della luce avrebbe energia tale da distruggere qualsiasi cosa. A rendere ancora più impossibile la nostra storia è il fatto che la palla avrebbe distrutto anche la mazza del battitore e avrebbe provocato un lampo di luce al centro del campo, più accecante del sole. A seguire il lampo di luce ci sarebbe stata un'esplosione termonucleare. Tutto comincia nel momento in cui il battitore colpisce la palla. Questa, lanciata alla velocità della luce, si muove con tale rapidità che gli atomi nelle molecole dell'aria inizierebbero a fondersi con gli atomi della palla. Appaiono i raggi gamma, che scompongono le molecole. L'aria intorno al battitore si trasforma in plasma ribollente. L'arbitro e il ricevitore dietro di lui non se la caverebbero meglio. Come giocare a baseball nella lava. Il tutto in nemmeno un nanosecondo, ovvero un miliardesimo di un secondo. I nostri occhi e il nostro cervello non si accorgerebbero di nulla a quella velocità. La palla si disintegra in pezzetti minuscoli e diventa una nube di plasma infuocato, composta da carbonio, ossigeno, azoto e idrogeno. Lo stadio e tutto il resto nel raggio di chilometri viene vaporizzato. Ciò che resta è solo un deserto, un paesaggio simile alla superficie della Luna o di Marte. Ma guardiamo tutto alla moviola. Prima compare il lampo di luce abbagliante, poi una palla di fuoco appare nel bel mezzo dello stadio. Boom! Il suono dell'esplosione ti raggiunge. Un'enorme colonna di fuoco si innalza verso il cielo per poi diventare una nube a forma di fungo. Per non parlare dell'onda tutto. Abbatterebbe tutti gli alberi e distruggerebbe tutte le finestre nei dintorni. Per fortuna, nella realtà, niente di tutto questo può succedere. La Stazione Spaziale Internazionale del resto ha già abbastanza problemi. Lunga circa 100 metri, quanto un campo da calcio, la ISS pesa 420 tonnellate. La più grande struttura spaziale mai costruita dall'umanità. Malgrado il peso e le dimensioni, la stazione viaggia alla velocità di 8 km al secondo, completando 16 orbite intorno alla Terra ogni giorno. Ad una tale velocità basta un impatto minimo per danneggiare lo scafo o uno dei pannelli solari. Ci sono circa 2.000 satelliti artificiali attivi in orbita attorno alla Terra e altri 3.000 ormai in disuso, ma ancora in orbita. E non è tutto. Lì in orbita ci sono anche almeno 100 milioni di detriti spaziali, larghi poco più di un centimetro. Tutta roba nostra. Almeno 34.000 detriti spaziali sono grandi quanto uno smartphone. Ma ne basta uno piccolissimo per danneggiare le tute spaziali, gli strumenti e le aree più delicate della ISS. Anche un sassolino, se vola alla velocità di un jet, diventa un proiettile pericolosissimo, specie nello spazio. La ISS comunque è al sicuro, ben protetta contro gli impatti. Ci vorrebbe un oggetto davvero molto grande per danneggiarla seriamente,
ma anche in quel caso è stato progettato un perimetro di sicurezza attorno alla stazione spaziale. Immagina una scatola di pizza lunga 25 km e larga 4. Al centro di quest'area si trova la ISS, al sicuro dentro i confini del suo perimetro. Alla NASA ogni oggetto che entra nel perimetro viene tenuto sotto controllo e viene calcolata ogni probabilità di collisione. In caso di pericolo, la ISS avrà così il tempo di compiere una manovra e spostarsi. Nel 2020 ha dovuto farlo per 3 volte. Anche l'atmosfera terrestre è attraversata da centinaia di oggetti ogni anno. La maggior parte si disintegra prima di toccare terra. I frammenti sopravvissuti all'attrito finiscono di solito nell'oceano o in zone disabitate. Non sempre, però. In un limpido mattino del 22 gennaio 1997, Lottie Williams stava passeggiando in un parco, in Oklahoma. Nel cielo che iniziava ad albeggiare, vide una luce. La donna pensò che fosse una stella cadente. Poi, qualcosa urtò contro la sua spalla. Un frammento metallico grande quanto la sua mano. La signora non riportò ferite e ad oggi resta l'unica persona ad essere stata colpita da un detrito spaziale. Si trattava di un frammento del missile americano Delta II. Il rischio di essere colpiti da un detrito spaziale è minimo, così basso che è più probabile ritrovarsi un mostro marino in casa. I detriti sono invisibili, confusi tra miriadi di altri frammenti meteorici. Ogni giorno qualcosa colpisce la Terra, o almeno ci prova, a patto di superare l'atmosfera. I frammenti infuocati che ci riescono passano del tutto inosservati, tranne in casi eccezionali, come quello della signora Ann Hodges. Nel 1954, un meteorite centrò in pieno casa sua, sfondandole il tetto e colpendola alla gamba. La signora se la cavò con un'escoriazione. Immaginiamo cosa accadrebbe se un oggetto grande e pesante quanto una palla da bowling dovesse colpire il nostro pianeta, naturalmente a velocità della luce. Impiegherebbe 2 secondi per coprire la distanza tra la Terra e la Luna. L'oggetto si disintegrerebbe, ma darebbe comunque il via ad una reazione termonucleare. I raggi gamma finirebbero per trasformare l'atmosfera in una bolla di plasma in costante espansione. L'oggetto non arriverebbe a colpire la superficie, a quel punto sarebbe già smaterializzato, ma di danni ne farebbe comunque parecchi. L'esplosione nell'atmosfera sarebbe catastrofica, capace di trasformare il nostro pianeta in un deserto privo di vita e spaccando parte della crosta terrestre. In superficie sarebbe un susseguirsi di incendi, terremoti, tsunami ed eruzioni vulcaniche. Ma ora ecco il Sole. La sua luce raggiunge ogni angolo del Sistema Solare e raggiunge Plutone in 5 ore e 50 minuti e Mercurio in soli 3 minuti e 20 secondi. Noi invece ci troviamo ad 8 minuti e 20 secondi luce dal Sole. Ogni veicolo spaziale che lanciamo verso Marte arriva a destinazione dopo circa 7 mesi, ma se viaggiasse a velocità luce impiegherebbe soltanto 3 minuti. Peccato che un veicolo del genere non possa esistere. I moderni veicoli spaziali hanno dei motori ionici, ma gli scienziati sono al lavoro per possibili alternative. E per farlo si stanno ispirando al passato, alla navigazione a vela. Con qualche accorgimento tecnologico, le vele potrebbero rivelarsi utili nello spazio. Potrebbero infatti catturare il vento solare e un costante flusso di particelle, in particolare i fotoni. L'energia delle particelle spingerebbe il veicolo in avanti. Un'altra idea più complessa è di creare propulsori al plasma. In pratica, il motore del veicolo spaziale sarebbe un mini reattore nucleare, le cui detonazioni farebbero avanzare il veicolo. Non mi piace come idea. Per gli appassionati di fantascienza c'è sempre il motore a iperspazio. Andrebbe persino più veloce della luce. Prima però dovremmo costruire un motore capace di curvare lo spazio-tempo e in sostanza viaggiare nel tempo, il che resta possibile soltanto nei film e nei fumetti. Nulla nell'universo può viaggiare più veloce della luce. Attraversa lo spazio, sorpassa Mercurio e Venere e raggiunge noi qui sulla Terra e rallenta. Ma niente panico. Il Sole si sta sì indebolendo, ma i primi effetti concreti si noteranno solo tra 1 miliardo di anni. Nel vuoto del cosmo, la luce viaggia alla velocità di quasi 300.000 km al secondo. Se la velocità fosse più bassa di così, tutti noi ce ne accorgeremmo subito. Osserveremmo incredibili effetti di colore e tutti gli oggetti sarebbero meno brillanti. Ma non solo, di ogni oggetto noteremmo anche differenze nella lunghezza e nella forma.
gli scienziati hanno simulato gli effetti di ciò che accadrebbe se la luce viaggiasse più lentamente. Nel vuoto, la velocità della luce è costante. Quando la luce attraversa diversi materiali e diversi oggetti, altera la nostra percezione delle cose. La luce è composta da particelle e viaggia come un'onda. Il colore e la frequenza sono quindi determinati dalla lunghezza d'onda, un po' come si comporta il suono con l'effetto Doppler. Immagina di trovarti su un'autostrada trafficata e accanto a te sfreccia all'improvviso un'auto che sta suonando il clacson. Che chiasso! Il suono del clacson lo sentirai svanire pian piano, perché la sua fonte è in movimento, mentre tu resti fermo nella tua auto. La frequenza non è cambiata, è solo che un suono raggiunge il tuo orecchio più velocemente quando la sua origine è in movimento. La luce si comporta in modo simile. La lunghezza d'onda varia con la velocità. Se ci avvicinassimo ad una fonte di luce, accorceremmo la lunghezza d'onda e il colore varierebbe dal blu al violetto. Allontanandoci invece, vedremmo una tonalità rossastra. Perciò, se la velocità della luce fosse più bassa, muovendoci verso un oggetto illuminato, noteremmo cambiamenti nei colori. Allo stesso tempo, i colori cambierebbero anche tutto intorno a noi. Camminando, vedreste i colori degli oggetti verso cui ti muovi più blu, mentre tutto il resto avrebbe tonalità rosse. Questo effetto è molto utile agli astronomi, che studiano corpi celesti lontanissimi. Se variano verso il blu, significa che si stanno avvicinando a noi. Una variazione in rosso indica invece che si stanno allontanando. Tra l'altro, quasi tutto nell'universo varia verso il rosso, perché l'universo stesso è in espansione. Più la luce rallenta, più diventa luminosa. Questo perché i fotoni diventano appunto più visibili. Se la luce rallentasse, vedremmo cose finora a noi invisibili e a maggiore intensità. Ma non ce ne accorgeremmo stando fermi, perché a causa dell'effetto Doppler c'è bisogno di movimento per notare la differenza nelle tonalità di colore e nell'intensità luminosa. Un altro effetto del rallentamento sarebbe la percezione del tempo. Secondo la relatività, se ci muovessimo a velocità luce, il tempo per noi rallenterebbe. Lo spazio e il tempo sono relativi, quindi quando siamo seduti alla scrivania a far niente, suona mica familiare. Ogni tuo movimento attraversa il tempo, ma non lo spazio. Stando fermi, si è tecnicamente in movimento lungo il tempo, che passa molto lentamente. Viceversa, più velocemente ci si muove nello spazio, più lento sarà il movimento attraverso il tempo. Viaggiare a velocità della luce significa che l'intero movimento si compie attraverso lo spazio e non nel tempo. Per notare l'effetto serve un'altra persona che faccia da osservatore. All'inizio, stando fermi, per entrambi il tempo scorre allo stesso modo. Poi tu cominci a muoverti e piano piano ti accorgeresti che il tempo passa più velocemente perché il tuo movimento, accelerando, si compie sempre più attraverso lo spazio. Muovendoti a velocità luce, il tempo scomparirebbe e per l'osservatore diventeresti anche più piccolo. Anche a te in movimento a velocità luce ogni oggetto apparirà piccolo. Allo stesso modo, chiunque ti osservasse viaggiare a velocità luce ti vedrebbe molto più piccolo di come sei davvero. Le simulazioni condotte dagli scienziati hanno mostrato anche che se la luce rallentasse, tutto quanto diventerebbe più allungato e appiattito. Se vedessi montagne in lontananza, correndo a velocità luce, ti apparirebbero ancora più distanti. La forma degli oggetti apparirebbe distorta, ma a te sembrerebbe di arrivare in qualsiasi luogo più velocemente, perché il tempo per te è più lento. Nella nostra realtà, se tu stessi immobile e qualcuno alla tua sinistra tirasse un oggetto a forma di cubo alla tua destra, ovviamente dell'oggetto vedresti soltanto un lato, a meno che stia rotolando. Nella realtà simulata dagli scienziati, invece, vedresti allo stesso momento sia il lato a te visibile che quello opposto. Muovendoti a velocità luce in uno spazio infinito, tutto quanto ti apparirebbe allungato per la combinazione tra velocità e spazio senza limiti. In un mondo in cui tutti potessimo muoverci a velocità luce, niente ci apparirebbe normale. Dovremmo abituarci a nuove percezioni delle cose e ogni movimento andrebbe a creare drastici cambiamenti nei colori. Anche piccoli movimenti, come girare di lato la testa. Per esempio, al supermercato, mentre fai la spesa e ti aggiri tra gli scaffali. Il latte, alla fine del corridoio, ti apparirà estremamente vicino, ma mentre ti muovi per raggiungerlo, lo vedrai allontanarsi da te, sempre di più, e la bottiglia di latte assumerà anche tonalità rosse. Più ti avvicinerai, più il colore varierà verso il blu.
Se qualcuno ti passa vicino con il carrello della spesa, quest'ultimo ti apparirà come in una proiezione in 3D. Il colore varierà col movimento e a te sembrerà lontanissimo, anche se si trova proprio accanto a te. La velocità della luce non è nota con precisione. L'approssimazione dei quasi 300.000 km al secondo è una costante a cui gli astrofisici sono arrivati dopo molti calcoli ed è utile per tutte le equazioni fondamentali. Il fatto è che l'unico modo per studiare la luce è attraverso un fascio luminoso e uno specchio. Ma non basta puntare il fascio di luce verso uno specchio e compiere misurazioni del suo percorso e del riflesso. La teoria della relatività generale di Einstein ci dice che lungo il percorso tra la sorgente e lo specchio la velocità può variare, e lo stesso per la luce riflessa dallo specchio. Se per esempio la luce impiega 10 secondi per arrivare dalla sorgente allo specchio e tornare indietro, possiamo concludere che abbia raggiunto lo specchio in 5 secondi. Ma la teoria di Einstein ci dice che potrebbero esserci voluti 9 secondi per il viaggio di andata e solo 1 per il ritorno, o viceversa. Oppure chissà quante altre combinazioni, tutte diverse tra loro. Ecco perché è davvero molto difficile misurare la luce. Un momento rivoluzionario nella scienza fu quando i ricercatori riuscirono a rallentare la velocità della luce fino a zero, senza perdere luminosità. Ci riuscirono grazie all'uso di sciami di atomi ultrafreddi, fatti di cristalli fotonici. Sono cristalli che contengono miliardi di minuscoli forellini che la luce può attraversare. Ma se invece vivessimo in un mondo in cui la luce si è fermata a metà strada? Ti svegli al mattino e sembra il crepuscolo. Apri le finestre e le luci delle auto ti sembrano sbiadire. Accendi la luce nella tua camera, ma ti sembra che la lampadina stia per fulminarsi. Nemmeno sostituendola con una nuova cambia qualcosa. Anzi, accendi le luci in tutta la casa e tutte quante sono debolissime. Non sai che pensare. Sarà mica che c'è un problema con la corrente in casa tua. Eppure tutto funziona normalmente. Chiedi anche ai vicini e hanno tutti il tuo stesso problema. Nemmeno gli scienziati sanno spiegare cosa stia succedendo. Passano le ore e in tutto il mondo la luce sembra si sia fermata a metà strada. Lo schermo del tuo cellulare è quasi buio, eppure hai settato la luminosità al massimo. Tutto sembra farsi buio. Senti in televisione che il fenomeno è riportato in tutto il mondo. La luce sta diminuendo e presto non ce ne sarà più, da nessuna parte. Non puoi far altro che aspettare, mentre tutti quanti vanno in panico.